I vicini dicono al Daily Express US che i reali vengono raramente avvistati nella loro idilliaca città costiera, nonostante il loro enorme profilo internazionale. Il principe Harry e Meghan Markle sono fantasmi virtuali nella loro città natale, mentre cercano di costruire il loro marchio a Hollywood. Giorno per giorno la gente non li vede, dice Sofia, che lavora in una boutique da donna nella famosa Coast Village Road di Montecito. Non penso che abbia un impatto eccessivo qui. I residenti dell'idilliaca città costiera situata appena fuori Santa Barbara raccontano al Daily Express US che i reali conducono una vita relativamente solitaria e sono visti meno spesso di altri residenti importanti come Oprah Winfrey. Montecito è comunque un po' come è. Ognuno fa quello che vuole, dice il comproprietario del Tresor Montecito. La coppia vive in una lussuosa villa con 9 camere da letto e 16 bagni, valutata circa 14,7 milioni di dollari. Scavi così sciccosi potrebbero spiegare perché vengono raramente avvistati in giro. È una notizia piuttosto importante quando vengono visti o escono allo scoperto. In generale, sono individui abbastanza riservati, spiega Zach Rosen, caporedattore del quotidiano locale Montecito Journal. Anche se lo facessero, Rosen dice che il giornale è riluttante a pubblicare qualcosa sulla coppia che non sia stato ampiamente riportato altrove. Di solito riteniamo che questi siano i membri della nostra comunità e vogliamo rispettare la loro privacy, afferma.